Bentornati ad un nuovo appuntamento con T-Sport, un saluto da Francesco. Benvenuti, apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di Savino Del Bene con un'intervista al coach Massimo Bellano. Siamo ormai arrivati al the end della stagione, la Savino ha concluso al nono posto nella massima serie di volley femminile, una bellissima realtà quella della formazione scandiccese. Si guarda già al futuro, si guarda già alla prossima stagione. Allora sentiamo le parole del tecnico della Savino, intervistato da Fabio Ferri. Con Massimo Bellano, coach della Savino Del Bene Volley Scandicci, reduce dall'ultima partita di campionato e dunque proprio dalla vittoria su Urbino, un campionato chiuso al nono posto che diciamo, ci proietta verso la nuova stagione, quantomeno con la tranquillità e la felicità di essere certi di essere rimasti in A1. Sì, alla fine abbiamo chiuso con una vittoria. Una buona stagione che poteva essere ottima se fossimo riusciti ad agganciare anche all'ottavo posto, ma che comunque rimane molto buona per tutto quello che abbiamo detto durante l'anno, per quello che abbiamo creato con e intorno alla squadra e per alcune ottime prestazioni, oltre al fatto di non aver mai sofferto e non essere mai stati invischiati nella lotta a salvezza. Fra l'altro non l'unica squadra fiorentina ad aver ottenuto questo traguardo della salvezza in A1, era dal 2002-2003 quando la Romanelli giocava in Serie A1 che il movimento fiorentino non poteva vantare una squadra in A1. Quest'oggi sono due, anche in ottica del prossimo anno sta crescendo il movimento fiorentino della pallavolo, vede anche dal punto di vista della città una risposta. Sì, secondo me sì, perché tutte e due le realtà credo abbiamo avuto ottimi riscontri anche da un punto di vista di pubblico. I cambiati sono stati tutti e due positivi, la speranza che l'anno prossimo possano essere ad un livello più alto e che poi si riesca a dare uno sbocco importante a tutte quelle giovani atlete toscane, e ce ne sono tantissime anche in ottica di nazionali giovanili, che magari invece di dover emigrare in altre regioni per dare sfogo alla loro voglia di pallavolo possano farlo qui con queste due realtà. Concludendo, coach, io le chiedo una riflessione anche in vista del prossimo anno, per davvero, ovvero da dove dovrà ripartire della Savino Del Bene, quali sono le qualità che salviamo di questa stagione e cosa invece è migliorabile nell'organizzazione, nel sistema di gioco, nella struttura? Per una realtà giovane come la nostra, credo che tutto sia migliorabile sotto tutti i punti di vista. Quindi ora sarà importante la fase di disamina che faremo in questo momento con la mente fredda, per cui senza farci influenzare dalle ultime sensazioni positive o negative, ma cercando di analizzare davvero a 360 gradi tutta la stagione. Poi l'idea chiaramente è di ricominciare cercando di migliorare quello che già di buono si è fatto quest'anno, quindi un'analisi attenta, e poi fra una settimana inizieremo a costruire la squadra, a costruire tutto quello che poi servirà per fare una seconda stagione in A1 con un profilo e con delle prospettive ancora migliori. Ci sono grandi novità in casa Savino e allora sentiamo questa pillola del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ospite di Malacoda, trasmissione condotta da Alessio Poggioni. Quest'anno ci siamo divertiti, io sono stato tantissime volte al palazzetto e spero ci divertiremo ancora di più, e divertirsi significa anche magari arrivare un pochino più su. Ecco. Fare qualche passo in più. Devo dire che faremo playoff l'anno prossimo, No, se è ecco. possibile, se arriviamo con risultati sportivi li potremo ospitare a Scandicci, Va perché bene, quest'anno non non abbiamo, c'era la ci mancava, possibilità. quindi facciamo i lavori al palazzetto quest'estate. I lavori al palazzetto quest'estate, questo è l'annuncio del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Grandi lavori nel futuro, ma anche nel presente, del comune di Campi Bisenzio per quanto riguarda il rugby. Campi ha ospitato pochi giorni fa le finali di Coppa Italia di rugby a 13 presso il campo della Libertas di San Piero a Ponti, dove solitamente giocano i Puma Bisenzio. Allora sentiamo le parole dell'assessore allo sport del comune di Campi, Roberto Porcu, proprio per questo settore, sullo sviluppo sportivo del suo comune. Come ho sempre detto, per usare un termine sportivo, sta entrando nelle attività sportive nazionali, non quelle campigiane, ma soprattutto di prepotenza. Di prepotenza è uno sport maschio, fra virgolette, che però rivale in campo e amici fuori, che molte associazioni sportive, ma anche di alti livelli, prime squadre, stanno ormai inventandosi il suo terzo tempo. Cioè, però l'identità vera viene dal rugby. Questo per, diciamo, dare un
un'impaginatura, diciamo, di quello che è l'importanza del terzo tempo. Soprattutto del rugby, a differenza degli altri sport, io dico che il rugby va vissuto, non va conosciuto tecnicamente o visto. Vivendolo da dentro ti rendi conto che è un altro mondo. E questo lo stiamo vivendo noi a Campi Bisenzio. Per questo abbiamo dato molte attenzione allo sport emergente. Poi le associazioni sportive, tutte uguali, tutte hanno diritto di fare il loro sport, il loro percorso sportivo, però vogliamo mettere, diciamo, al pari e tenendo l'asticella alta anche lo sport, il rugby a campi. Ecco, esatto, perché abbiamo visto la bellissima iniziativa di San Piero a Ponti negli impianti della Libertas che ospitano i Puma Bisenzio, ma sappiamo che, insomma, forse c'è anche qualche novità in vista. Può darsi che, magari, appunto, vista questa debordante crescita del rugby, si potrebbe addirittura pensare, magari, che ne so, a un impianto, faccio un nome, quello di San Donnino? No, ne girate molte di queste voci. San Donnino, ma si fa anche veloce, perché l'impiantistica campigiana è quella, no? Ora, diciamo, quello sottoutilizzato è quello di San Donnino, sicuramente è quello anche sotto i riflettori. E noi ci stiamo lavorando su questo. Sicuramente dobbiamo dare una risposta a tutti. E San Donnino, purtroppo, penso, ora si guarderà perché ci sta lavorando, non può essere una risposta sola, perché è un impianto grande, più un centro sportivo che un impianto, e penso più discipline che ci possa essere. Predico, non confermo nulla perché non ho nulla in mano, però dico che può dare più risposte San Donnino, questo è importante. Abbiamo un grandissimo panorama sportivo che, anche pur essendo tante per il nostro territorio, diventano poche, e noi cerchiamo di dare risposte a tutti, magari cercando dei momenti di togliere, di ottimizzare, però una risposta a tutti, perché è giusto che nessuno rimanga a piedi sullo sport giovanile in particolare. Questa è una cosa che noi siamo intransigenti, lo sport, l'avviamento allo sport è importantissimo. E apriamo adesso il capitolo sul ciclismo, perché si è disputata ieri la 56esima Coppa Fiera di Mercatale con un gran risultato per il Figros Team, il terzo posto di Luis Gomez Martinez. E allora sentiamo le parole dei protagonisti. Catale si è confermata ad altissimi livelli nel panorama delle competizioni ciclistiche italiane nella categoria Elite Under 23. La 56esima edizione, andata in scena nella giornata di martedì 31 marzo, ha visto la presenza di ben 245 atleti provenienti da 46 squadre, un vero e proprio unicum a livello italiano ed internazionale. Di fronte ad una folla di appassionati è salito sul gradino più alto del podio il 21enne trentino Francesco Rosa del team Colpack, giunto sul traguardo con 14 secondi di vantaggio sul diretto inseguitore Mirko Trosino, colori della Mastro Marco Dover Sensi, e 22 secondi su Luis Miguel Gomez Martinez del Figros Team, che ha portato nella top 10 anche Alfonso Fiorenza, classificatosi al settimo posto assoluto. Un risultato assolutamente brillante per Martinez e per la squadra, come certificato dalle parole del colombiano e dello staff dirigenziale del Figros Team. Martinez Gomez, allora un terzo posto davvero importante oggi. Sì, è un lavoro praticamente di la squadra, mi hanno aiutato troppo i miei compagni di squadra, e grazie a Franco Gini per portarmi qua. È una bonita gara, penso che mi trovo troppo felice per adesso. Non è facile perché 290 corredori, però si è potuto fare una bella gara. Bravo, complimenti Franco, un giorno importante per la Figros. È un risultato bellissimo, perché di fronte a questo pubblico e con il campo di partenti che c'erano, naturalmente il podio è una cosa importantissima. È una festa per noi, perché oggi il terzo posto di Luis è stato, come ha detto lui, è stato un lavoro perfetto di squadra, perché l'abbiamo messo delle condizioni di poter esprimere il suo valore in salita. C'è un po' di rammarico perché ci è mancato poco che lui agganciasse quella fuga dei primi, però è chiaro che ogni corsa ha la sua storia, per noi va bene anche il terzo posto. Magiani, cosa vuol dire questo terzo posto? È un bel terzo posto, dai, guadagnato da tutta la squadra e da tutti insieme abbiamo lavorato. Questo era l'ultimo servizio, T-Sport torna domani, buona continuazione di serata con i programmi di Teleiride. Arrivederci. Thank you.